Apprendere facile si può se rispetti la tua mente. Oggi parliamo di prevenzione dei denti. Dentone One, l'eroe dei denti, storia per i bambini. Oggi a scuola viene il dentista. Io ho un po' di paura. Dentista? Ma che dentista? Io non so niente. E per forza, sei stato assente per 15 giorni. E allora che succede? Vengono a scuola per insegnarci a tenere puliti i denti. Li manda la ASL. Sembra che ci daranno pure un bel libretto. Forse hanno saputo quanto sei sporcazione e quante merendine, patatine e caramelle ti mangi a merenda a scuola. Quando mangi somiglia a un porcello con la coda storta. Cara Mara, la fame è fame. Oggi, cari bambini, sapete cosa succede? Arriva il dentista e porta un bello spazzolone per pulire i denti a Nico. Ma che spazzolone? Spazzolino, spazzolino si dice. Nico mica è un pavimento. Oggi il dentista vi spiegherà come tenere puliti i denti, come curarli per evitare le carie. Che cosa sono le carie, signor maestro? Le carie sono quelle che verranno a te se non la smetti di mangiare a merenda tutte quelle caramelle mischiate a merendine e popcorn. Ma sarà il dentista a spiegarvi bene di che si tratta. Dite, quanti di voi puliscono i denti tutte le mattine? E tu, Nico, perché non lavi i denti tutte le mattine? Perché sono un dormiglione! A volte mi alzo talmente tardi che la campanella suona quando sono ancora a letto. E allora addio denti! E quanti li puliscono anche la sera? E quanti si lavano i denti anche dopo pranzo? Poveri denti! Qui ci vuole proprio un super dentista! Meno male che è venuto! Ma dov'è il dentista? In giardino! Ma allora il dentista è un ortolano! Pure i denti puri alle carote e alle patate! Ma che patate d'Egitto! Vi aspetta nel suo Odonto Caravan! E chi sarebbe? Un ambulatorio dentistico viaggiante. Questo dentista, che mi dovete credere è uno speciale, ha fatto costruire un ambulatorio dentro un camion per andare in tutte le scuole a insegnare ai bambini a curare i denti. Perché lui dice, non c'è cosa più bella di un sorriso splendente di un bambino. E allora andiamo! Chissà se è capace di riattaccarmi questo dente che penzola di qua e di là come un'altalena. Dovete andare tre alla volta perché lo spazio nell'Odonto Caravan è limitato. Chi vuole andare per primo? Bene, allora andate. Salve bambini! Avanti, entrate! Non vi aspettavo così presto. Ma sei un supereroe! La maestra ci ha detto che sei speciale, ma non pensavamo che tu fossi un Superman. Che cosa sai fare di speciale? Voglio? Non esagerate, bambini. Non sono un supereroe come quello dei cartoni animati. Non faccio magie, so fare solo una cosa bene. Il dentista. In particolare, la mia specialità sono i denti dei bambini. E per fare il dentista ti serve il vestito da Superman? Qualche volta sì. In certi casi, per curare i denti dei bambini, devo diventare un supereroe. Anzi, è stato un bambino a regalarmi questo costume. Aveva i denti talmente ridotti male, a furia di mangiare caramelle, cioccolate, torroni, mascarpone, Nutella, che per curarli e farli tornare di nuovo bianchi e sani, ho dovuto fare un vero miracolo. Quando Giacomino, così si chiamava quel bambino, si è visto allo specchio, pensava che quel sorriso non fosse il suo. Per ringraziarmi di avergli ridato il suo splendido sorriso, mi ha regalato questo costume. Era del suo papà astronauta, scomparso durante una missione su Marte. Questo super costume su Marte è stato investito da un pulviscolo di radiazioni marziane e da allora possiede poteri speciali, che vengono fuori solo se chi lo indossa è veramente un supereroe. E con me ha funzionato. Allora sei un supereroe! E perché il papà di Giacomino ha lasciato il costume e non lo ha portato con sé? Perché il centro spaziale gliene aveva fatto un altro. Oggi useremo subito uno dei superpoteri per insegnarvi a conoscere la vostra bocca e i vostri denti. E come? Avviciniamoci a questa capsula.
sulla dentistica. Poggiamo tutti le mani sopra, al mio tre. Pronti? Siamo pronti! Mettiamo le mani. Uno, due, tre! Ehi, 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 che dolore! Qualcuno mi ha dato una gomitata sul dente che dondolava e mi ha caduto in bocca. Ehi, 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 che male! Mi ha sciupato un po' di sangue. Scusa, ma non l'ho fatto apposta. Con tutto questo buio non so dove ho le braccia e le gambe. È come se mi si fossero ritirate. Aiuto, dove andiamo a finire? Mi sento strana, stranissima, anzi strana. Niente paura, ci siamo. Io sento una cosa tutta molliggiosa. Cos'è questo vento che va avanti e indietro? Un attimo che accendo la luce. Ecco fatto. Ma dove siamo finiti? Cos'è? Un gioco del Luna Park? Si muove tutto. Aiuto! Precipito nella buca. Niente paura, ci sono qua io. Sapete dove siamo? Nella bocca del vostro amico Marco. Ehi, Marco! Ci senti? Dove siete finiti? Ma che cos'ho in bocca? Una formica! Ma che formica? Siamo noi! Voi? Ma come siete finiti nella mia bocca? È stato il mio superpotere che ci fa diventare piccoli, così piccoli da stare dentro alla tua bocca. Cerca di stare fermo! Non stringere i denti, altrimenti ci fai male! Devi restare a bocca aperta per 5 minuti, soprattutto non tossire e non starnutire, altrimenti sono dolori per noi. E soprattutto non masticare. Noi non siamo frittelle. Scusaci se siamo finiti dentro alla tua bocca. È che tu hai tolto le mani quando ci siamo trasformati e così siamo finiti nella bocca più vicina. Dovevamo finire nella bocca di un mio aiutante, ma ormai siamo qui. Servono 8 minuti precisi. In cambio ti darò una bella guardata alla bocca e ai denti e una bella pulitina a fondo. A proposito, ecco il dente che ti è caduto. Un bel dente incisivo. Ma niente paura, è un dente da latte. Come da latte? Allora è un dente di mucca. Si chiamano da latte i denti dei bambini. I denti che cadono da soli a cominciare dai 6 anni. Come sta succedendo a Marco? Io allora ho i denti da latte. Guarda, questo e questo si muovono, stanno per cadere. Io sono contenta perché la mia nonna mi ha detto che quando cade un dente da latte, se lo metto sotto il cuscino, la notte viene un topolino, si prende il dente e mi lascia una bella moneta. Io spero che mi lasci 50 euro. Davvero? Allora mi raccomando, mettetemi da parte il mio dente, che questa notte lo metto sotto il cuscino. Chissà che domani mattina non ci trovo almeno 10 euro e ci compro 2 pacchetti di figurine giganti.
Ecco, guardate questo disegno che porto sempre dietro. Qui li potete vedere bene. Questi sono gli incisivi. Di lato ci sono i canini. Poi i premolari. E infine i molari. Ma io da qua fuori non vedo niente! Non preoccuparti! Ti farò fare un altro giro in bocca con il prossimo gruppo di bambini. E il mio dente che fine ha fatto? L'avete messo da parte? Lo devo mettere sotto il cuscino. Qualche euro fa sempre comodo. Ecco qua. Un bel dente. Ma veramente fa un po' senso. È pure sporco. Sporco? Mica l'avete fatto cadere per terra! Ma è naturale che sia un po' sporco. Quando cade un dente da latte, dalla gengiva esce un pochino di sangue, giusto una goccia, e non sempre. In questo caso è uscito un po' di sangue perché tu, Nico, gli hai dato una bella gomitata. E ancora mi fa male! Anzi, adesso che ci penso, è proprio un po' gonfio. Controllate se ha un bozzo al dente! Al cervello c'hai un bozzo! Andiamo avanti. Guardate il dente di Marco. Vediamo un po' come è fatto. Questa è la corona. Proprio come un elmetto, ricopre il dente e lo protegge. È dura. Come la zucca di Nico. Spiritosa. Sopra, la corona è ricoperta da uno strato di smalto bianco. Lo smalto è una specie di vernice bianca che rende i denti splendenti e allo stesso tempo li protegge. Una ripassata di questa vernice, lo smalto, va fatta tutti i giorni. E che dovrei fare? Comprare un barattolo di smalto alla ferramenta e con un pennello dargli una bella verniciatina tutti i giorni? Ehi, 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 fermi! Non è che mi verniciate la bocca! Niente paura, ma Nico ha ragione. Solo che anziché usare un pennello da pittore si deve usare uno spazzolino da denti. E anziché un barattolo di vernice si deve usare... Indovinate? Il dentifricio con tanto fluoro. Brava Mara, proprio il dentifricio. Ecco perché bisogna lavare i denti 3 volte al giorno. 3 volte? Io sì e no li lavo 1 volta al giorno. E veramente pure io li lavo poco. E si vede, caro Marco. Questo spiega perché hai le macchie nere e le macchie gialle. Ma andiamo avanti, poi ci torneremo sulle macchie e vi insegnerò come tenere puliti i denti. Sotto la corona c'è una specie di cuscinetto che fa da ammortizzatore ai denti. Come se fosse un sedile di una macchina! Una specie di cuscinetto che serve al dente per ammortizzare i colpi che riceve quando mastichiamo il cibo. Dovete sapere che il morso che voi date al cibo è potentissimo. Ci sono delle persone che con i denti tolgono i tappi alle bottiglie. E lo sa bene mio padre. Una volta si è dato un morso alla lingua e se l'è mezza tagliata. Anche la mia nonna dice sempre che si mastica le guance. Io ho sempre pensato che fosse una specie di cannibale. Per questo quando gli do un bacio ho sempre paura. E perché? E metti che mi dà un bel morso al naso. No, scherzando, Nico ha fatto una giusta osservazione. Capita che voi bambini giochiate a dare morsi. Non lo fate, è molto pericoloso. Potete anche staccare la pelle a un vostro compagno e farlo finire in ospedale. I denti servono per mordere il cibo, non le persone. Dentro la dentina troviamo la polpa. È la parte morbida del dente. Dentro la polpa ci sono vene e arterie, dove passa il sangue che nutre il dente. Voi lo sapete, il sangue serve a nutrire tutte le parti del corpo. E poi ci sono i nervi. I nervi ci permettono di sentire il caldo e il freddo, i colpi, ma anche il dolore. Ecco perché se la carie buca il dente sentiamo dolore. Giustissimo, Mara. Guardate una carie cosa combina. Piano piano buca prima la corona, poi la dentina, infine arriva la polpa. E qui sono qua, il nervo dei denti comincia a strillare per il dolore. O meglio, strillate voi, perché sentite il nervo che fa male, molto male. Mamma mia, e che succede? Bisogna togliere il dente. Bisogna correre subito dal dentista, lui vedrà quello che c'è da fare. Io questo non lo sapevo. Mi puoi controllare se anch'io ho qualche macchia nera? Oggi controlleremo tutti i bambini, siamo qui apposta. Siamo venuti per controllarvi e insegnarvi come proteggere i denti. Sì, sì, comincio da me, non vedo l'ora. Mi guardi bene, ma non mi farai male. Ricordate bambini, il dentista non fa male. Sono le carie che fanno male.
Ecco perché dovete andare ogni tanto dal vostro amico dentista a farvi dare una controllatina. Così niente carie, niente dolore, bel sorriso. Qui si mette un po' maluccio, caro Marco. Oh, mamma mia! Già ho un buco nero! No, non ancora, per fortuna. Ma cos'è quel mucchietto di fango in mezzo ai denti? Fango? E chi ce l'ha messo? Non è fango. Sono dei pezzettini di cibo che sono rimasti in mezzo ai denti. Se dopo aver mangiato non si puliscono i denti, il cibo resta in mezzo e guardate che succede. Diventa una schifezza appiccicosa. Macchie nere, macchie rosse, macchie gialle. Sembra la bocca di un pittore. Quello che tu chiami macchia rossa è la placca batterica. Pericolosa! Perché piano piano produce una specie di liquido che buca lo smalto, e poi la corona, e poi... E poi sono guai! Ai ai ai, già mi sento male! Se vi passo lo spazzolino, mi date subito una bella ripulita? Altro che spazzolino! Qui ci vuole un idrante dei pompieri e un aspirapolvere gigante per pulire tutti questi rimasugli di cibo! Guarda questo! Sembra un pezzettino di salame! E quello giallo! Quello è il tartaro! Quando la placca batterica non è rimossa dal dentista, forma uno strato giallo, il tartaro. La placca batterica come si forma? Ecco. Guardate, questi sono i batteri. Quanto sono brutti! Sono brutti, sì! Vedete, lavorano allegramente, producono la placca, il tartaro, guardate come bucano i batteri. E da dove vengono questi batteri? Batteri si formano dai residui di cibo, soprattutto dal residuo dei dolci. I batteri vanno ghiotti per le cose dolci. Allora io avrò la bocca con eserciti di batteri. Salvami, dentone! Guardami subito la bocca. Prendi un frullino, un martello, uno scalpello, un seghetto e distruggi i batteri. Oh, mamma mia! Oh, per la zucca vuota di Halloween! E chi se lo aspettava che una briciola di dolce in mezzo ai denti rappresentava il pranzo preferito dei batteri? Niente paura! Ci sono qua io. E adesso all'attacco, bambini! Siamo tornati. Ma che fai? Ti guardi allo specchio? Guardavo la mia bocca, mi guardavo i denti, che all'improvviso sono tornati splendenti, bianchi. Cosa gli avete fatto? Gli abbiamo dato una bella ripulita. Più che una ripulita è stata una battaglia all'ultimo batterio. Io ne avrò ammazzati almeno 1.000.000. Una battaglia? Ma che dici? Dice giusto. La tua bocca era talmente ridotta male che abbiamo prima dovuto fare un'operazione di pulitura a fondo con spazzolino e dentifricio. Poi abbiamo rimosso con una macchinetta speciale il tartaro. E poi, per proteggere i denti, gli abbiamo passato sopra una vernice al fluoro. Infine, i molari, che sono quelli più delicati perché fanno il lavoro più faticoso, li abbiamo ricoperti con una pellicola protettiva. Così i batteri non si possono infilare in mezzo ai denti. Adesso tocca a noi essere visitati. Tutto fatto, non vi siete accorti, ma mentre guardavo i denti di Marco, ho controllato con i miei superpoteri anche la tua bocca e quella di Mara. Tu, Nico, avevi i denti sporchi, ridotti male, come quelli di Marco. Tu, Mara, invece avevi i denti puliti, in ordine. Se provate a sorridere, vedrete che bel sorriso avete. Cheese! Allora arrivederci, torniamo in classe. Arrivederci e grazie. Un momento, bambini. Perché, dentone? Hai visto un'altra carie? No, 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 siete a posto. E allora? Vi devo dare questo libretto. È un e-book. Un i che? Un libro elettronico. Non ci faccia caso, dentone, è una primitiva. L'e-book è un libro elettronico che uno può vedere e sentire usando una specie di computer portatile. Proprio così. Ecco. Con questi potete imparare come difendere i vostri denti. E quando lo possiamo vedere? Quando volete. Anche subito? Oh, sicuro! Mi raccomando, curate i vostri denti. Difendete il vostro sorriso. Sempre. Arrivederci, bambini!
Ciao, Nico. Cos'è quello? Un videogioco? No, papà, è il mio dentista personale, il mio amico Dentone. E allora, Nico, non ti resta che imparare come pulire nel modo giusto i denti. Naturalmente ti serve uno spazzolino, un dentifricio al fluoro e il filo interdentale. Il filo interdentale? Sicuro? Ma come mi rispondi? Ma questo non è un libro. Sicuro, ma è speciale. Interattivo. Guarda bene queste figure. I denti non si puliscono strofinando di qua e di là, ma passando lo spazzolino dall'alto verso il basso per i denti di sopra e dal basso verso l'alto per quelli di sotto. Ma poi i denti vanno puliti anche dentro. Dentro? Io non lo sapevo. E perché? La parte dentro non si vede. A che serve pulirla? Perché è proprio nelle parti nascoste che si ferma il cibo. Ecco perché occorre usare anche il filo interdentale, almeno la sera. E come si passa il filo interdentale? In mezzo ai denti. Ma chiedi a mamma e papà, ti faranno vedere come si fa. Beh, credo che a questo punto ci possiamo salutare. Per qualsiasi cosa mi puoi chiamare. E dove? Io non ho il tuo numero. Il mio numero corrisponde a quello del tuo dentista. È lo stesso. Ricorda a mamma e papà di portarti da me almeno una volta l'anno. Sarebbe meglio due, ma fai un po' tu. A questo punto posso mangiare tutto, visto che ho imparato come far fuori i batteri. Tutto, sì, tutto. Ma con moderazione, soprattutto i dolci. E soprattutto cerca di non mangiare dolci fuori dai pasti, perché i pezzettini di cibo rimangono in mezzo ai denti. E se mi viene voglia di dolci? Allora ti porti dietro lo spazzolino e il dentifricio e appena hai finito subito una bella spazzolatina. Questa è una bella idea. Da domani mi porto a scuola lo spazzolino, così dopo la merenda mi do una bella pulitina ai denti. Anche perché adesso ci tengo il mio sorriso. E perché adesso? Sai, c'è una bambina che mi sorride con un meraviglioso sorriso e mi piace pure un po'. E allora vorrei avere i denti bianchi e splendenti come i suoi per contraccambiare e regalarle un mio sorriso. Buonanotte, Nico. Grazie del tuo sorriso. Difendilo. Sì, lo so. Con lo spazio.